Arriviamo a questa parte che invece si occupa della gestione dei diritti che abbiamo visto fino a questo momento. Vi ricordate il nostro schemone? Adesso magari lo vado anche a riprendere per farvi vedere di cosa parliamo, nel senso che abbiamo fatto tutta una prima parte su, ok, tutti questi diritti, cioè questi sono tutti i diritti previsti dalla legge italiana sul diritto d'autore. E adesso vediamo quali sono gli strumenti, vediamo, diciamo, per sommi capi, quali sono gli strumenti con cui vengono gestiti e ceduti questi diritti. Ovviamente mi riferisco solo a quelli relativi alla parte patrimoniale, perché come abbiamo detto, quelli relativi alla parte invece personale, i cosiddetti diritti morali, sono incedibili per definizione, quindi difficilmente li troveremo in contratti e in licenze. Ogni tanto succede, e quello è il segnale che quel contratto l'ha fatto un avvocato che non aveva fatto l'esame di diritto della proprietà intellettuale. Quindi vabbè, se li trovate mandatemeli, perché mi diverte raccoglierli. Allora, avvicino così si vede meglio. Ok, ottimo. Quindi adesso vediamo vagamente gli strumenti che noi giuristi utilizziamo per gestire e cedere questi diritti, come ad esempio, vedete, ho messo nel titolo liberatorie, licenze d'uso e contratti, che sono i tre principali casi che vi possono interessare anche quando fate l'attività di formazione, cioè ogni volta che invitate il relatore a fare la relazione, oppure che vi mandano le slide per la pubblicazione, tutte le classiche attività che vi trovate a dover svolgere nella vostra attività di progettazione di iniziative formative. E la liberatoria è lo strumento più semplice, è, come dice la parola stessa, un atto per liberare, ok? Per liberare da una responsabilità un altro soggetto. Quindi c'è il titolare dei diritti, che è solitamente, non so, il relatore che è venuto al convegno, oppure l'autore delle slide, e dall'altra parte c'è un utilizzatore, che in questo caso siete voi come ente organizzatore dell'evento. Quindi se voi volete essere liberati di responsabilità da parte di questo titolare dei diritti, vi fate firmare un foglio molto semplice, solitamente di mezza paginetta, in cui lui vi libera da problemi relativi alla gestione dei diritti. Quindi non vi sta dando non vi sta cedendo i diritti, vi sta semplicemente dicendo che alcune cose le potete fare liberamente. Quindi solitamente la liberatoria è molto, molto specifica, è molto legata al singolo utilizzo, e quindi nella liberatoria voi solitamente chiedete l'autorizzazione a farne un uso specifico. Ad esempio, voglio mettere le slide sul mio sito web, quindi chiedo una licenza, una liberatoria specifica per quel tipo di utilizzo. Ovviamente più è ampia la liberatoria, e più io come ente organizzatore mi sono tutelato da eventuali usi che magari adesso non avevo previsto, ma che magari in futuro mi verrà in mente di fare. Cioè mi faccio dare la liberatoria per pubblicare le slide sul mio sito, però poi mi accorgo che se le metto su SlideShare ho un impatto maggiore, però dopo mi ricordo che nella liberatoria avevo scritto che andavano solo e unicamente sul mio sito. Quindi è chiaro che più rimaniamo ampi e generici, e più in teoria direi ampi, cioè una dicitura all'interno della liberatoria che comprenda gli usi che sono sicuro che vorrò fare, ma anche eventuali altri utilizzi che nel futuro potrebbero emergere. Fatevela fare sempre, come vi ho detto prima, cioè, anche in quei casi in cui ad esempio per le foto in teoria non ci sarebbe bisogno, perché c'è un utilizzo in un contesto pubblico, il personaggio è esposto al pubblico, ricopre una carica pubblica, però visto quello che può succedere successivamente, avere un foglio di carta pronto in cui vi fate dare questa autorizzazione vi libera dal pensiero, dall'ansia poi di poter fare alcune cose o meno. Altro consiglio che vi ho già dato e che vi ripeto è di farla firmare prima e non dopo la prestazione, perché se la fate firmare prima è più facile che non vi sfugga, che non vi dimentichiate, punto primo, e che soprattutto non dobbiate poi rincorrere il titolare dei diritti per un'ulteriore firma, quando poteva magari firmare tutto in un'unica soluzione, in un unico modulo, in un unico plico di documenti, quando ad esempio l'avete incaricato per fare la sua docenza, per fare la sua, o per fornirvi le slide, il contenuto e via dicendo. Ecco, la liberatoria, come abbiamo detto, è molto molto limitata, quindi ha singoli usi specifici indicati nella liberatoria. Ad un livello, se andiamo ad un livello maggiore, andiamo alla, diciamo un po' più ampio, al livello della licenza d'uso. Le licenze d'uso sono strumenti che creano un rapporto, vedete, licenziante-licenziatario.
Io ho diviso in queste due categorie licenza d'uso, una licenza d'uso che possiamo chiamare ad hoc o ad personam e una licenza d'uso cosiddetta pubblica. Cioè le licenze ad personam sono licenze che vengono concesse ad un unico soggetto, ovvero la biblioteca dell'Università Statale di Milano chiede all'editore Giuffrè una licenza per poter mettere a disposizione la sua banca dati giuridica agli studenti dell'università. Quindi la casa editrice fornirà una licenza che sarà commisurata a, ad esempio, il numero di postazioni e a quanti studenti sono iscritti alla facoltà, e lì abbiamo un licenziante, quindi, che è definito, che è la casa editrice titolare della banca dati, e anche un licenziatario che è definito, perché è la università che sta chiedendo in licenza questo servizio. Se il licenziatario è indefinito, cioè non sappiamo di preciso chi è, ma è chiunque arriverà su quella pagina web o su quel contenuto, allora si parla di licenza pubblica, cioè una licenza pubblica dove abbiamo un licenziante che rilascia in licenza la sua opera, ma lo fa ad esempio apponendo un link alla licenza sul suo contenuto, in modo tale che chiunque arrivi su quella pagina, su quel contenuto, possa vedere qual è la licenza. Queste vengono chiamate licenze pubbliche, cioè licenze rivolte al pubblico. Quindi il licenziatario non è predefinito, ma si appalesa secondo l'uso che viene fatto dell'opera. Quindi colui che arriva e utilizza l'opera sottoscrive implicitamente gli obblighi indicati nella licenza e si assume anche le libertà, riceve anche le libertà concesse dalla licenza. Dopo sulla licenza ho delle slide specifiche, quindi per adesso prendetela così questa distinzione tra licenza d'uso, diciamo, ad personam o ad hoc, e licenza d'uso pubblica. Infine, ad un livello ancora più un livello ulteriore, cioè quello della cessione dei diritti, ovvero la cessione dei diritti comporta che il diritto venga ceduto da un soggetto titolare ad un altro soggetto che da quel momento diventa il nuovo titolare. Quindi capite che è un passo molto più radicale. Perché? Perché nella licenza il titolare di diritti, il licenziante, rimane comunque titolare di diritti e ci sta dando delle autorizzazioni, dei permessi sull'utilizzo dell'opera. Nella cessione, il soggetto che prende i diritti in cessione, cioè il cessionario, diventa da quel momento il nuovo titolare dei diritti. Classico esempio, quello che vi faccio vedere sotto, è il contratto d'edizione. Il contratto d'edizione è un sottoinsieme della cessione dei diritti, dove abbiamo due soggetti che sono definiti tradizionalmente, l'autore e l'editore. L'autore è titolare del diritto sull'opera destinata alla pubblicazione editoriale, l'editore è il soggetto imprenditoriale che ha interesse a farsi dare questi diritti per poterli poi esercitare lui da quel momento. In Italia il contratto d'edizione può durare al massimo 20 anni, perché c'è un limite temporale, e quindi vuol dire che per tutti i 20 anni, se si fa un contratto di durata massima, per tutti i 20 anni anche l'autore stesso perde il controllo della sua opera, perché da quel momento è l'editore che diventa titolare del diritto. Quindi a volte l'autore stesso non può fare utilizzi che non sono stati prima chiesti e autorizzati dall'editore. Ok, quindi l'autore che va in aula e dice: ma sì, tanto questa monografia l'ho fatta io, quindi vi faccio le fotocopie, non fa un'attività così gradita all'editore. Poi magari c'è un accordo sotto, diciamo, tra i due, per cui la cosa va bene, ok, però solitamente anche l'autore perde parte dei diritti che normalmente avrebbe come titolare originario dei diritti nel momento in cui li ha ceduti ad un soggetto terzo, che è una casa editrice. Ok, quindi la cessione del diritto fa sì che il diritto venga appunto spostato nella sua titolarità su un altro soggetto per tutta la durata del contratto. Nel caso italiano, scaduti questi 20 anni, poi l'autore torna a essere titolare del diritto, quindi il diritto gli torna indietro, ritorna ad essere completamente titolare e può a sua volta fare un nuovo contratto d'edizione. Ok? Allora, quando si parla di cessione esclusiva, in realtà ve l'ho già accennato prima quando abbiamo parlato del concetto di diritto esclusivo, vuol dire che da quel momento c'è un nuovo unico soggetto che può decidere di escludere altri soggetti dallo sfruttamento dell'opera. Quindi nel concetto di esclusiva, in latino si parla di ius excludendi alios, cioè il diritto di escludere altri soggetti dallo sfruttamento di un bene.
E questo in questo caso parliamo di un bene intellettuale, di un bene immateriale che è un'opera dell'ingegno. Quindi, quando la cessione è in via esclusiva, i diritti d'autore e i diritti connessi possono poi essere esercitati sempre e solo da un unico soggetto, che è quello che si è fatto dare questa cessione esclusiva. Nel diritto italiano abbiamo questa norma, l'articolo 110, che dice che la cessione dei diritti esclusivi deve essere sempre provata per iscritto. Una norma importante, perché vuol dire che sposta l'onere della prova sempre sul cessionario, cioè è sempre colui che si fa dare i diritti che deve avere la prova scritta che ce li ha fatti dare davvero. Ok, quindi l'autore nel nostro ordinamento è sempre più o meno una botte di ferro, perché lui basta dimostrare di essere autore, non deve dimostrare altro. Sono tutti gli altri che devono dimostrare di essersi fatti dare l'autorizzazione o una cessione del diritto. Ok. La licenza, vedete, vi avevo già detto prima che sulle licenze avevo qualcosa in più, perché poi questa parte sulle licenze ci serve per aprire la strada al mondo delle Creative Commons, che ci occuperanno tutta la seconda parte del pomeriggio. Le licenze hanno in sé, vedete, la radice semantica di licere, no? L'etimologia di licere latino, del verbo licere latino, che vuol dire permettere, autorizzare. Cioè tutte le volte che c'è una licenza dovete ricordarvi che c'è qualcuno che sta autorizzando qualcun altro a fare qualcosa, no? Cioè, voglio aprire un bar e ho bisogno della licenza per servire bevande e somministrare cibi, no? È una licenza che ti viene data da un ufficio pubblico di un comune o di qualche altro ente. Ecco, quello è il classico caso in cui un cittadino si fa dare questa autorizzazione per poter servire cibi e bevande. Lì siamo nell'ambito del diritto amministrativo, qua siamo nell'ambito invece della proprietà intellettuale, del diritto d'autore, e quindi il soggetto che dà la licenza è il titolare dei diritti d'autore, che nella maggior parte dei casi è l'autore, quando è l'autore stesso a mettere la licenza, ma a volte può essere anche l'editore, il produttore, cioè colui che ha preso i diritti, colui che ha la titolarità dei diritti è colui che poi può applicare legittimamente le licenze d'uso. Ok, quindi nel mondo dei blog, dei cosiddetti user generated content, cioè dei contenuti direttamente gestiti e pubblicati dagli utenti, è quasi sempre l'autore, cioè l'autore che ha un blog, che ha il profilo /share, è lui che mette direttamente la licenza sulla sua opera. Ma se l'autore ha pubblicato un libro con una casa editrice, quindi ha ceduto i diritti alla casa editrice, è la casa editrice che deve mettere la licenza sull'opera, ok? Lui non può da solo, senza essersi accordato precedentemente con la casa editrice, applicare una licenza su qualcosa di cui lui in realtà non ha più titolarità, perché questi diritti sono stati ceduti ad un soggetto terzo, ad una casa editrice. Chiaro sto passaggio? Dunque, vedete che noi possiamo dire che una licenza d'uso, come definizione, per opere, una licenza d'uso per opere creative è in sostanza un documento con cui il titolare dei diritti regolamenta l'utilizzo della sua opera e ne autorizza alcuni usi, perché come vedremo alcuni magari se li riserva. Quindi nelle licenze Creative Commons il motto delle licenze Creative Commons è proprio alcuni diritti riservati, lo vediamo meglio dopo. E quindi appunto si crea un rapporto licenziante-licenziatario, come vedete in fondo nella slide. Qui è un po' decentrato. Nelle licenze troveremo sempre due anime. Un'anima che definisce quali usi si possono fare dell'opera, dall'altro stabilisce invece l'altra anima stabilisce quali condizioni devono rispettare gli utilizzatori dell'opera. Scusate, quindi lo vediamo meglio dopo quando vi faccio vedere una licenza Creative Commons. Vedete che ci sono proprio queste due parti ben definite. C'è una parte in cui l'autore o il titolare dei diritti ci dice che possiamo fare X e Y, e una parte in cui ci dice che dobbiamo rispettare le condizioni WZ. Ok, quindi a fronte di libertà che ti concedo, però ti sto dicendo che devi rispettare delle condizioni. Più o meno queste due parti, queste due anime, come l'ho chiamata io nella slide, le troveremo in tutte le licenze, sia che si parli di licenze open, sia che si parli di licenze proprietarie. Adesso vi faccio vedere nella slide una metafora che ho già usato prima, quella del cartello all'ingresso di un parco, che io utilizzo per rappresentare il concetto di licenza. Però vedete, a seconda che prevalgano le libertà concesse o le condizioni imposte, parliamo o di licenza open o di licenza proprietaria. Quindi quando prevalgono le libertà concesse, la licenza viene intesa open, viene definita come licenza aperta. Se invece la licenza
Nella licenza prevalgono le condizioni imposte, quindi la licenza diventa uno strumento per aggiungere ulteriori condizioni rispetto al copyright, allora viene considerata licenza proprietaria. Vabbè, salto questa parte, questa slide, vi faccio vedere direttamente la metafora che vi dicevo prima. Vedete le due versioni. Licenza proprietaria è un cartello che trovate all'interno di un parco, all'ingresso di un parco, forse è meglio dire, in cui ci viene detto che ci sono una serie di cose che non possiamo fare all'interno del parco. Non puoi raccogliere i fiori, non puoi fare il picnic, non puoi accendere fuochi, non puoi portare il cane. Però puoi, che ne so, puoi scattare foto. No, questa è una licenza proprietaria dove in realtà sì, mi fa passare all'interno del parco, però mi sta sostanzialmente ricordando che non posso fare granché, ma posso fare solo quelle due o tre cose che mi ha strettamente permesso il cartello. E questo è l'esempio che trovate, qui abbiamo un computer con installato Windows, e quindi se noi andassimo a leggere la licenza di Windows è il tipico esempio di licenza proprietaria, cioè una licenza con cui Microsoft ci ricorda nel momento in cui stiamo utilizzando e installando questa copia di Windows su questa macchina che possiamo utilizzarla ma strettamente all'interno dei confini che ci sono stati predefiniti dal titolare dei diritti che è il signor Microsoft. E quindi se andassimo a leggerla scopriremmo ad esempio che questa copia di Windows può essere installata solo su questa macchina, perché probabilmente questo computer è stato comprato con il Windows preinstallato e quindi è un Windows che paghiamo un po' meno, però con la condizione che venga utilizzato solo e unicamente su questa macchina. Quindi estrarre questa copia di Windows e metterla su un altro computer che magari, diciamo, dal punto di vista tecnico non creerebbe problemi, però crea un problema dal punto di vista giuridico, perché con la copia di Windows ha un numero di matricola che è legata, strettamente legata a questa singola macchina. Okay, quindi questo è il classico caso in cui una licenza, perché di fatto è una licenza d'uso, però viene utilizzata per aggiungere delle restrizioni che normalmente il copyright non prevede. Okay. Il caso invece delle licenze open è quello delle licenze Creative Commons, licenze open source, ad esempio nell'ambito software, in cui la licenza viene utilizzata per aprire invece che per chiudere l'utilizzo dell'opera. Quindi effettivamente nella metafora voi entrate all'interno del parco e vedete che non potete accendere fuochi. Non potete calpestare le aiuole, però potete giocare a pallone, potete portare il cane, potete fare il picnic, potete raccogliere i fiori, via dicendo. Cioè vi sottolinea quali cose potete fare liberamente. Ok, quindi questa è solitamente la metafora che a prova di diciamo ragazzino di terza media, però penso che sia molto chiara. E visto che parliamo di servizi di formazione, di attività didattica, diciamo, la definizione che spesso si utilizza è quella di Open Educational Resources, cioè OER, arrivo un attimo, così finisco. Open Educational Resources, cioè risorse educative aperte. Poi è un termine che dal punto di vista giuridico a me non aggiunge molto, perché in realtà come faccio? Cioè, dal punto di vista giuridico la questione è molto semplice. Dal punto di vista giuridico, una Open Educational Resources per me, giurista, è una risorsa educativa che semplicemente viene rilasciata con una licenza aperta. Punto. Quindi materiale didattico, dispense, ricerche, slide, cose del genere, che sono risorse educative in senso generico, per fare diventare open, a me, giurista, è sufficiente trovarle con una licenza open. È chiaro che poi l'apertura, l'openness non è solo strettamente giuridica, c'è anche un discorso, come abbiamo detto prima, tecnologico, legato al formato, legato all'accessibilità, legato al fatto che si possano individuare correttamente le fonti e via dicendo. Però ecco, da un punto di vista, visto che era previsto nel programma, dal punto di vista giuridico le Open Educational Resources non è, diciamo, è un concetto che liquidiamo velocemente, perché sono semplicemente risorse educative, risorse didattiche che vengono rilasciate con una licenza open, con una di queste licenze che adesso nella parte successiva vi vado a illustrare un pochettino più nel dettaglio, che sono le licenze Creative Commons e le loro, diciamo, cugine.